Ciao, vi ricordo sempre che potete iscrivervi al canale, come vedete basta cliccare sulla campanellina e segnare che vi arrivino le notifiche, quindi ogni volta che pubblichiamo il telegiornale piuttosto che la rassegna stampa vi arriva la notifica. Vi ricordo anche che la mattina presto, occhio che inizio alle 6:30 della mattina, inviamo anche una sintesi delle notizie, un mattinale praticamente le notizie su Chioggia e un mattinale sulle notizie della provincia di Venezia con uno sguardo diciamo al nazionale in pratica. Quindi se volete riceverli basta che con WhatsApp al numero che vi indico sotto impressione e mi mandate un ciao col nome e cognome e diciamo la zona di residenza, mi basta anche il quartiere. I numeri li ho solo io, non vengono dati altri, sono nei miei telefoni e in pratica quindi non ci sono, diciamo, commistioni con nessun altro. Con l'inizio dello scavo al canale dei petroli di Porto Marghera comincia una nuova stagione per la portualità veneziana e anche per quella chioggiotta, dal momento che dalla prossima settimana dovrebbero iniziare anche gli scavi dei primi canali portuali che conducono le navi dalle bocche di Sottomarina a Val d'Arrio. L'obiettivo iniziale è raggiungere un pescaggio di almeno 7 metri. Gli interventi comunicati dall'autorità di sistema dell'Adriatico settentrionale sono ora possibili grazie allo stanziamento governativo di 26 milioni, dei quali 10 andranno per gli scavi e 16 per la cassa di colmata dei fanghi dragati, cassa che sarà ubicata al Molo dei Sali quando la Regione sancirà il passaggio di consegne alla stessa autorità. Fra le ore 13:30 e le 14:30 di oggi, i ladri hanno visitato il negozio Amplifon in via Granatieri di Sardegna a Borgo San Giovanni. Per entrare, i malviventi hanno dovuto abbattere e rimuovere le lastre di vetro, dopodiché si sono impossessati della cassa e sono fuggiti. Il furto è stato scoperto alle 14:30 dai titolari, rientrati in servizio dopo la pausa per il pranzo. Il crimine è avvenuto quindi in pienissimo giorno e in una strada trafficata dal passaggio delle auto. La zona non è servita da telecamere. Già al lavoro per le indagini la polizia che ha effettuato un sopralluogo utile anche a raccogliere eventuali impronte digitali. Un furto particolarmente spregevole è avvenuto all'interno della chiesa dei Filippini a Chioggia durante gli scorsi giorni. Ne dà notizia la pagina Facebook del settimanale diocesano Nuova Scintilla. È stato scassinato un portacandele che conteneva offerte, ma soprattutto sono stati rubati alcuni cimeli relativi a Padre Raimondo Calcagno, l'insigne religioso venerabile della chiesa. In particolare è stata segata la chiusura di una vetrina che conteneva tre medaglie d'oro e un calice romano dell'Ottocento, tutti asportati. È stata inoltre forzata la porta retrostante l'altare che comunica con l'oratorio San Filippo Neri. Del misfatto è stata sporta denuncia. La Chiesa dei Filippini attende la dotazione del sistema di videosorveglianza finanziato dal Fondo per gli edifici di culto in seno al Ministero dell'Interno. La scorsa settimana intanto è stata cablata in tal senso la Chiesa di San Domenico, pure vittima di ignobili razzie. Nei giorni scorsi, alla sala riunioni dell'ortomercato di Chioggia, alcuni dei principali consorzi di tutela dei prodotti orticoli veneti hanno incontrato l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan per
per sottoporgli le proprie valutazioni in merito alle difficoltà del settore. Sono stati affrontati i temi dei mercati, delle organizzazioni fra produttori di respiro regionale, dell'accoglienza turistica e della ristorazione, degli orti familiari e collettivi, dei rapporti di filiera fino alla grande distribuzione organizzata, chiesto un riequilibrio del potere contrattuale, allo scopo di valorizzare il made in Veneto grazie all'indicazione geografica protetta. Alla sessione hanno partecipato i rappresentanti dei consorzi per il radicchio di Chioggia IGP, del radicchio di Treviso e di quello di Verona, dell'insalata di Lusia e alcuni mercati alla produzione. La chiusura, a causa lockdown, dei canali di vendita continui come gli hotel, la ristorazione e il catering, ha messo in ginocchio i produttori, così pure l'esportazione. Si è salvato il radicchio lungo, spiega Giuseppe Bosco Leopalo, ma il tondo è sempre più in sofferenza a causa della compressione esercitata dal prodotto invernale marchigiano conservato in frigo e da quello ferrarese di maggio. Necessaria più che mai una stima dei dati certi attraverso il catasto orticolo e frutticolo regionale. Di indagini avviate alcuni mesi fa dai finanzieri del comando provinciale di Rovigo, nella giornata di ieri le fiamme gialle hanno dato esecuzione a un ordine di sequestro per circa 800.000 euro emesso dalla Procura della Repubblica Polesana nei confronti di una start-up operante nel settore ittico e di trasformazione del pescato. Esaminando i contributi ricevuti dai soggetti che hanno beneficiato del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, i finanzieri della tenenza di Adria hanno individuato una società qualificatasi come startup innovativa, a forte contenuto tecnologico, nell'ambito della quale sono state rilevate diverse irregolarità nei requisiti di base necessari per poterla qualificare tale. In particolare, i due rappresentanti legali che nel tempo si sono succeduti alla guida della startup e un altro socio avevano attestato falsamente di aver sostenuto spese per la ricerca e lo sviluppo, in misura corrispondente alle percentuali fissate dalla legge, di aver impiegato personale altamente qualificato e inoltre di essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale. Le tre persone sono state denunciate per i reati di truffa ai danni dello Stato e favoreggiamento personale. Al contempo è stato richiesto e ottenuto dall'autorità giudiziaria un decreto di sequestro preventivo pari alle somme illecitamente percepite, eseguito appunto nella giornata di ieri. L'articolo continua nel blog Adria Azzurra. Quarto appuntamento questa sera con le iniziative organizzate in estate dall'Università Popolare di Chioggia, nella sua recente sede di Calle Manfredi, all'ex scuola Principe Amedeo. Dalle ore 21, nello spazio scoperto, avrà luogo la presentazione del numero 56 della rivista Chioggia di studi e ricerche. Assieme al direttore Cinzio Gibin interverranno il professor Brunello Filippo, che relazionerà dei percorsi di orientamento scolastico esperiti con la terza A del Liceo Linguistico Veronese, e Francesco Callegari, il quale parlerà degli studi relativi alla mortalità infantile in città nel corso dell'Ottocento. L'ultimo incontro all'Università Popolare per questo ciclo estivo avrà luogo mercoledì 2 settembre, sempre alla stessa ora, con l'associazione Amico Giardiniere.
questa sera dalle ore 19 a Palazzo Grassi in Chioggia, momento finale per il concorso di pittura Riva Avena e i suoi colori, che sabato scorso ha portato 26 artisti a invadere le fondamenta centrali della città, i ponti e le calli adiacenti con i propri cavalletti. Sarà la giuria di esperti a fornire il verdetto. Ne fanno parte Dario Ballarin, Gian Pietro Baldin, Pier Giorgio Chiereghin, Anna De Ambrosi, Dino Memmo, Sergio Lavagnan e Nella Talamini. La manifestazione è stata voluta dall'ASCOM Confcommercio assieme alla cicchetteria Nino Fisolo. Le opere a tecnica libera di misura 30x40 o 50x70 saranno esposte nei locali e nei negozi che si affacciano sulla riva.